Ciao ragazzi, benvenuti in questo secondo Vlogmas. Come state? Come state? Cosa mi raccontate di bello? Oggi vi propongo una delle tipologie di video che più amate ed è i preferiti del mese di novembre. Finalmente questo tremendo 2020 sta per finire. A parte gli scherzi, che poi tanto scherzi non sono perché penso che questo 2020 sia stato bello tosto. Per tutti noi, speriamo che il 2021 ci regali tante gioie e che questa situazione tremenda si sistemi ASAP il più presto possibile. Ma parliamo di cose belle, quindi delle cose che preferite in questo mese, che vi consiglio e che insomma spero che proverete. Se le provate, fatemi sapere insomma come vi siete trovati. Come sapete, la prima domanda è: canzone preferita del mese? Ragazzi, allora, voi sapete che io faccio comunque molti viaggi. Di conseguenza, in questo mese non mi sono spostata tanto, solo per motivi di lavoro ed esigenze che insomma erano proprio necessarie per spostarsi, e ho ascoltato praticamente in loop sempre queste tre canzoni qua, che sono Estate di Will. Will è un ragazzo che ha partecipato all'X Factor, che ha fatto delle canzoni bellissime, e sono Estate, Fiori nel deserto, Fiori del deserto, oddio, non mi ricordo più il titolo, vabbè, questa canzone qua e Rosso. Sono tre canzoni stupende, bellissime, non posso farvela ascoltare per motivi insomma di copyright, ma vi metto qua le immagini dei singoli, stupende, ascoltatele, sono bellissime. Poi c'è questo ragazzo che si chiama Tenth Sky, non molto conosciuto, ma che ha fatto questi due pezzi stupendi. Comunque continuo a guardarli, ma devo guardarli, che si chiamano Mezzanotte e Ti Voglio, e sono troppo, troppo belli. Anche di questi vi metto qua le copertine. E poi ci sono le mie solite canzoni, che sono tipo Via Libetta, canzoni d'amore, che sono un po' più sul genere trap, oppure TikTok di Sfera, del nuovo album famoso che amo follemente, ma che sono già un pochino più conosciute, quindi magari non ve le nomino. Ma queste altre qua, appunto, di Tenth Sky e di Will, ci tenevo a nominarvele perché sono di artisti magari un po' meno conosciuti, ma che meritano tantissimo. Dopodiché, seconda domanda, prodotto make-up del mese. Allora, ve ne ho parlato in mille modi, in mille situazioni diverse, ed è lui, è il fondotinta Synchro Skin di Shiseido, che è fantastico. Allora, diciamo che in questo periodo, anche se non usciamo particolarmente o non usciamo per niente, io amo comunque prendermi cura di me, magari truccarmi, avere comunque una routine, o magari se faccio delle videochiamate di lavoro a scuola, banalmente, mi piace comunque essere un po' più presentabile o comunque prepararmi per non perdere insomma quella routine che è giusto avere. E questo fondotinta è perfetto. In base a quante passate fate o a quanto prodotto utilizzate, vi crea questo effetto di seconda pelle che poi può appunto andare a diventare un po' più pesante, ma super super bello. Lo indosso anche in questo momento ed ho finito una diretta con Shiseido appunto poco fa e mi piace troppo questo fondotinta. Diciamo che più e lo avete addosso, più è bello quasi. Ecco, non va via, ha una durata assurda di 24 ore. Potete ballare, allenarvi, fare quello che volete, studiare, leggere, che questo fondotinta non se ne va finché non lo togliete voi. Profumo del mese, anche lui lo amo, su Instagram ve ne parlo sempre, ed è Angel Nova, che secondo me tra l'altro ha un packaging stupendo e è un regalo di Natale super super bello. Poi ha questa fragranza troppo buona, è molto dolce e io amo i profumi dolci, lo sapete. E lui è proprio buono, buono, buono. Guardate, questo qua è piccolino, è troppo bello. Ah, lo adoro, guardate, piccino picciò. Questo quasi non lo uso praticamente perché è così carino da vedere che lo voglio tenere lì sul mobiletto senza usarlo, ma giusto per vederlo perché è puccioso e bello. Per quanto riguarda la skincare, vi ho già parlato di questa marca qua, ovvero Mario Badescu, super, super in realtà famosa, molto Tumblr, così viene definita, perché ha questo packaging super, super carino, molto minimal, ma bello, bello. Io utilizzo solitamente, e vi ho parlato di quelle, il mio pigiama dei Simpson non può mai mancare, le acque pure da spruzzare, che sono, mi sembra, o Alte Verde, o alla, oddio, com'è che si chiama? Non mi viene il nome. Alla rosa, alla lavanda. Ecco, questo è un tonico alla rosa ed è troppo, oltre che buono, toglie
tutti i residui che avete del make-up e poi è stupendo anche da mettere in camera. Accessori del mese, questi orecchini di nonna erano della mia nonna Agnese e mi piacciono troppo. Tra l'altro questo modello così, un po' più a goccia, è un modello che sta andando tantissimo anche proprio in questo periodo. E questi qua, come vedete, sono vintage, hanno tipo 50 anni questi orecchini, ma mi piacciono troppo. Poi vabbè, io amo gli orecchini, lo sapete, lo vedete, ho un sacco di buchi. Ma questi qua mi piacciono davvero tanto, anche perché come primo buco solitamente utilizzo sempre orecchini. Questi qua sono ad esempio di ASOS, ma sono sempre tutti a cerchio, rigorosamente a cerchio, perché sono i miei preferiti. Questi ve li mostrerò meglio in una diretta, in un altro video haul. Ma questi proprio, oltre ad avere un valore affettivo, secondo me sono stupendi e poi non li ha nessuno. Acquisto del mese. Lei, anche se usciamo poco, io la sfoggio per andare a fare la spesa, ragazzi, e amo questa Gucci qua. Come sapete, io amo le borse e diciamo che spesso ci spendo anche un pochino i miei guadagni, ma perché è una passione che ho, le amo e quindi investo anche sulle borse, perché così come magari può essere l'arte, non lo so, gli orologi, comunque nel tempo possono acquistare anche valore. Io vorrei farvi una bag collection, ma fatemi sapere se voi la vorreste, anche perché ci sarebbero commenti sicuramente, perché le persone così ci sono, un po' cattivi, però secondo me insomma è una passione che magari anche altre ragazze e ragazzi hanno ed è bella da condividere assolutamente. Per quanto riguarda invece ciò che indosso, quindi il capo d'abbigliamento del mese, oltre ai miei top, maglie, canotte, dolce vita, body, tutti sempre neri, perché sono sempre tutti neri, di vari modelli, misure, cose, bla bla bla, ma a parte loro che vi mostro sempre, c'è questa giacca qua. I blazer li amo, lo sapete, ma questa giacca in particolare mi ricorda, a parte le giacche di Chanel, ma è troppo bella, questo tessuto mi piace un sacco. Poi ha questi dettagli in oro, i bottoni appunto con questo leone, mi piace troppo, l'avete vista sicuramente su Instagram un sacco di volte. Elegante, super bella, ma la puoi mettere con qualsiasi outfit. Cosa più bella del mese? Cosa più bella del mese? Sicuramente che, non so se grazie, però insomma con questo secondo lockdown posso passare tanto tempo con la mia famiglia, la mia mamma, il mio papà, che insomma non troppo spesso siamo sempre tutti insieme, quindi almeno di questo sono felice, riesco a stare tanto con loro e a recuperare magari il tempo che abbiamo perso in altri momenti. Poi ho visto mio fratello, che non vedevo da tanto, e sono molto felice. E per quanto riguarda la cosa più brutta, penso che non ci sia nemmeno bisogno di nominarla, perché ahimè è tornato questo virus, che speriamo insomma sparisca presto, non che sparisca, ma che riusciamo insomma a sconfiggerlo, che ci sia questo vaccino. Speriamo, incrociamo le dita e seguiamo le regole, dobbiamo avere tanta speranza e affidarci insomma a persone che sanno sicuramente gestire la situazione, non per niente facile, ecco, in questo momento qua. Detto questo, io vi bacio, vi abbraccio, ci vediamo nel prossimo video, che appunto sarà domani dall'1 al 25 dicembre, vi aspetto qua sul canale. Come sempre scrivetemi qua sotto nei commenti delle idee per dei prossimi video, tra poco arriverà Chloe, questo video andrà online il 2 dicembre, oggi è il 26 novembre, mi sto portando avanti insomma per non arrivare all'ultimo con questi vlogmas, porterò un po' di vlog, un po' di video un po' più statici e tutto, e arriveranno dei video con Chloe, manca pochissimo, non vedo l'ora, quando vedrete questo video voi mancheranno 3 giorni. La mia cucciolina, e sicuramente quando farò i preferiti del mese ve la mostrerò, perché sarà la cosa più bella, non del mese, della vita intera, penso. Quindi ragazzi, vi saluto, vi bacio, vi abbraccio e ci vediamo prossimamente con il prossimo video. Ciao!